Parte oggi un progetto di straordinaria importanza per tutto il territorio della Romagna. E grazie al bando emesso da ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, possono aderire, nel caso della Romagna, tutti i territori che ne fanno parte. Capofila di questo progetto è il Comune di Rimini, per l'esperienza avuta in questi anni sulla pianificazione strategica, ma insieme con lui anche il Comune di Ravenna, il Comune di Forlì Cesena, tutte le unioni dei comuni del Ravennate e molti dei comuni singoli aderenti agli altri territori hanno sottoscritto l'accordo per far partire questo percorso di partecipazione. È un'occasione molto importante questa, perché il nostro territorio, il territorio della Romagna, può portarsi a casa nel lasso di tempo di 11 mesi nei quali lavoreremo su questo progetto, un progetto di visione strategica, quindi l'indicazione di quali sono gli assi concordi a tutto il territorio della Romagna sui quali sviluppare i progetti e con i quali poi catturare le straordinarie risorse che in questo momento i territori sono in grado di raccogliere. Non solo questo, i comuni dei singoli territori, grandi e piccoli, devono imparare a lavorare sulla pianificazione strategica perché l'Europa chiede questo per poter finanziare poi i progetti e quindi c'è un percorso anche di formazione per una parte della struttura tecnica, dei funzionari, dirigenti dei comuni partecipanti al progetto per costruire questo percorso. Insieme arriveremo a costruire un modello di governance unico in Italia, perché da nessun'altra parte d'Italia, fra i bandi partecipati ad ANCI, qualcuno si è impegnato a realizzare un progetto di area veramente vasta come il nostro. Al massimo sono progetti che sono rivolti all'ambito singolo provinciale di una provincia. E faremo scuola quindi anche sul territorio italiano per modelli di governance innovativi, come è giusto che sia da una regione innovativa come la nostra.